Walter, lei è un rappresentante sindacale della FIOM, sta per entrare in Asso Lombarda per parlare della condizione che si è costituita all'interno. È il terzo incontro che abbiamo con i rappresentanti dell'azienda per cercare di risolvere questa situazione, diciamo di trattare questa situazione, ma l'azienda è decisa comunque fermamente ad andare avanti con questi licenziamenti. Come vi hanno spiegato perché licenziano nel momento in cui si è loro la motivazione che loro avanzano è perché c'è una sofferenza economica, c'è un disagio economico e quindi l'azienda deve risanare i bilanci. Ma prodotto da cosa questo disagio? E loro dicono dal mercato che sta andando, non sta andando male, non sta andando bene, le vendite che non stanno andando bene. E, però insomma non crediamo molto a questa cosa perché abbiamo detto, ma per esempio se noi la società si avvale di collaboratori esterni per l'assistenza, un numero cospicuo di collaboratori esterni, noi abbiamo detto se intanto poteva ridurre queste collaborazioni esterne che sono chiaramente hanno un costo per cercare di mantenere il personale interno. E l'azienda è stata sorda a questa richiesta e vuole andare avanti con i licenziamenti. Visto che sta entrando, le rubo ancora solo 20 secondi. Ieri, parlando con dei suoi colleghi della CGIL in un'altra vertenza sindacale, loro nella stessa condizione, si parlava di licenziamenti collettivi, mi hanno detto molto spesso ci troviamo di fronte a scelte che vengono fatte dall'azienda perché il management non ha saputo fare, quindi i manager che lavorano all'interno dell'azienda non hanno saputo fare delle scelte strategicamente corrette, però poi a pagare siamo sempre noi lavoratori. Condivide questa, cioè è una condizione secondo lei che potrebbe essere sovrapposta alla vostra oppure no? Questo non lo so, sinceramente non avrei difficoltà ad affermarlo se avessi delle conoscenze in più. Io non credo che sia questo, io credo che ci sia un qualcosa che non ci è stato detto, che parte dalla corporation americana, è un disegno molto più grande e per cui cioè, questo è un obiettivo che loro si sono prefissati e che vogliono raggiungere a tutti i costi, non credo che ci sia un problema di questo genere.